non avrei mai pensato di diventare presidente del Friuli Venezia Giulia e devo dire che invece è stata un'esperienza che ringrazio ai cittadini di aver fatto e spero di essere stato all'altezza. Tutti questi sondaggi bisogna prenderli con le pinze e sapere che il vero consenso lo si ha, come verifica, alla tornata elettorale, che a noi ci sarà nella primavera del 2023. Dopodiché io ho cercato semplicemente di portare avanti un'azione amministrativa, in Friuli Venezia Giulia, scevra da ideologie, indirizzata molto alla concretezza. E devo dire che i risultati, ma non solo per merito dell'amministrazione regionale, ma per merito di una regione che anche nei momenti di difficoltà, penso durante la pandemia, si è mossa in modo compatto, ha dato delle risposte importanti. Basti pensare al numero degli occupati che è cresciuto in modo esponenziale, basti pensare ai numeri dell'export che abbiamo avuto il più alto export pro capite, delta di aumento di export pro capite a livello nazionale, basti pensare al PIL che è cresciuto in modo molto importante nel 2021. Io ricordo la prima volta che abbiamo fatto le prime ordinanze, anzi la prima ordinanza, quando ci siamo riuniti col ministro di allora, Roberto Speranza, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, abbiamo fatto le prime chiusure con le preoccupazioni di quanto stava avvenendo a voi in Veneto e in Lombardia, ma senza avere chiarezza. Ho proseguito la settimana successiva, anche là con una scienza che ancora conosceva poco il virus, ma ho ragionato cercando di utilizzare un principio di cautela. Dopodiché devo dire però che le regioni hanno anche operato per le riaperture. L'estate 2020, maggio 2020, si sono riaperte le attività grazie alla conferenza delle regioni e alle regioni e penso che quell'apertura, che dopo avrebbe visto delle nuove chiusure nell'autunno successivo, però abbia permesso a molte attività di rimanere in piedi dandole una boccata di ossigeno. Ho vissuto dei momenti particolarmente difficili, penso da Vaia al Covid, agli incendi che purtroppo hanno colpito questa regione durante la scorsa estate, penso alla guerra che purtroppo è in essere e quindi alle conseguenze di crisi energetica, di carenza di materie prime, di aumento inflattivo, però dall'altro ho trovato anche un tessuto in grado di reagire in modo molto forte a queste crisi. Però penso una cosa positiva che abbiamo fatto sia stata quella di fare squadra con il tessuto sociale e produttivo del Friuli Venezia Giulia, frutto anche di una comunità che si è mossa insieme. Di una comunità che dall'impresa agli attori sociali, alle parti datoriali, a quelle dei lavoratori, al mondo associativo, si sono mosse insieme. Una cosa è la riforma sanitaria, noi l'abbiamo approvata nel 2019, purtroppo è stata drammaticamente bloccata dal Covid, però non siamo riusciti a metterla in pratica perché il Covid ha colpito in modo drammatico tutti i sistemi sanitari e quindi questo ci ha fatto andare sulla difensiva e riorganizzare il sistema per affrontare la pandemia e non invece per ristrutturarla rispetto alle esigenze che ancora il territorio dà. Rendere attrattivo il Friuli Venezia Giulia dobbiamo fare un percorso di lungo respiro e soprattutto programmato negli anni. Devo dire però che i dati che abbiamo a disposizione, penso sul turismo, sono confortanti. Noi siamo una regione, la prima, che ha recuperato e superato i numeri del 2019 per quanto riguarda il turismo, che è stato l'anno dei record, e nel 2022, malgrado gli effetti della pandemia ci siano ancora, siamo riusciti a superare quei numeri. Quindi, siccome se si fa un lavoro programmato, un lavoro serio, i risultati ci sono. Io continuo a dire che Friuli Venezia Giulia sicuramente non è una regione dai 10 milioni di abitanti, che quindi è una massa critica che inevitabilmente pesa. Però è una regione che ha riacquisito e riacquisirà sempre di più un ruolo centrale all'interno dell'Europa. Beh, noi abbiamo incentrato il modello di sviluppo del Friuli Venezia Giulia su due grandi player, ovvero quello logistico e quello della ricerca. La parte logistica collegata al porto di Trieste e Monfalcone e tutti gli interporti è diventata un fattore attrattivo importantissimo, non soltanto per la logistica in sé, che ovviamente è fattore di ricchezza, ma anche sulla capacità di far insediare aziende all'interno di un territorio forte dal punto di vista logistico. Questo crea una competitività enorme per le imprese che scelgono il Friuli Venezia Giulia. Dall'altro, la parte ricerca, anche qui facendo una fotografia,
dell'importantissima ricerca di base presente sul nostro territorio. Dobbiamo rafforzare quella ricerca applicata che vive grazie alla ricerca di base, questo bisogna dirlo. La ricerca di base è stata bistrattata per tanti anni, in realtà è quella in grado di dare lo sguardo lungo. Abbiamo fatto moltissimi investimenti, ne continueremo a fare, per esempio i fondi che abbiamo destinato per attrarre player internazionali legati alla farmaceutica, alla ricerca farmaceutica, ha già dato i primi risultati con un protocollo con Novartis e abbiamo già in contatto altre realtà multinazionali che possono collaborare con il nostro territorio e dare opportunità alle nostre imprese di svilupparsi e alla startup di crearsi in Friuli Venezia Giulia. Noi dobbiamo avere un obiettivo chiaro: come si può svolgere al meglio un servizio da erogare ai cittadini? Lo eroga meglio lo Stato, quindi la potestà rimane allo Stato, o lo può svolgere meglio il territorio? Ecco, non c'è una risposta univoca per tutte le materie. Su alcune penso che sia utile che la svolgano i territori, perché riescono a farlo meglio e a ottimizzare la spesa. Io mi auguro di aver potuto terminare il secondo mandato in Friuli Venezia Giulia, se i cittadini ovviamente mi daranno l'opportunità e mi ridaranno la fiducia nella primavera del 2023, dopodiché fare progetti di lungo respiro e capire dove uno sarà fra 5 anni in politica penso non sia mai utile, perché poi crea delle sorprese. Io non avrei mai pensato di diventare presidente del Friuli Venezia Giulia e devo dire che invece è stata un'esperienza che ringrazio ai cittadini di aver fatto e spero di essere stato all'altezza, perché mi ha formato, mi ha dato nuove competenze, mi ha fatto capire molte cose di questo territorio, mi piacerebbe metterlo a frutto appunto per un secondo mandato, dopodiché dopo 5 anni ci sono tante opportunità sia in politica che non in politica, perché non è che uno poi deve per forza fare tutta la vita la politica. Vediamo intanto ecco, la sfida che mi piacerebbe vincere sarebbe quella del prossimo anno.